Questa è la storia di Vito Pallante, nato a Lioni in Irpinia il 14 settembre dell'anno 1919. Valoroso giovane della Marina Militare Italiana, caduto nella Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo di Vito attraverso le testuali parole di un signore novantenne lionese. Era un giovane, bravo e generoso. Donava sempre qualcosa a noi ragazzini. Era talmente bello che faceva tremare l'aria, ammirato da tutte le ragazze. Ancora oggi ho i brividi e un colpo al cuore quando penso a quante volte da ragazzino ho visto piangere la mia nonna Rosinella, sorella di Vito, e la mia bisnonna Lucia, madre di Vito, che anche in coma, il qualche istante prima di morire, pronunciò ripetutamente il nome di suo figlio. Vito, all'età di 19 anni, fu precettato e arruolato presso il corso cannonieri della Marina Militare Italiana di Stanza a Pola, in Istria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Vito era imbarcato con il grado di sottocapo sulla nave Calypso, torpediniera della Regia Marina, di base a Messina, e cooperava principalmente in missioni antisommergibili e scorta convogli. Erano le 7:12 del mattino del 5 dicembre 1940, quando la torpediniera Calypso urtò una mina posata dal sommergibile britannico Rolque, a 6 miglia a nord-ovest da Capo Misurata, Libia. Furono 90 i morti e 39 i sopravvissuti. Vito Pallante fu uno dei superstiti. Ferito e stremato, dopo aver ingerito molta naffeta dispersa in mare, riuscì a raggiungere a nuoto la riva libica e svenne sulla spiaggia. La Calypso, immobilizzata in fiamme, scomparve sotto la superficie e si inabissò. La mattina del 6 dicembre 1940, Vito fu notato sulla spiaggia da una ragazza del luogo. Fu curato a casa della famiglia libica, dove rimase per qualche giorno. Successivamente Vito fu recuperato dalla torpediniera Circe, diretta al porto di Napoli, e che insieme alla Calliope erano le gemelle della Calypso. Erano i primi giorni del mese di gennaio 1941 e Vito, in licenza, appena sbarcato a Napoli, si diresse con mezzi di fortuna verso Lioni per riabbracciare la sua mamma Lucia e la sua sorella Rosa. Durante la sua permanenza a Lioni, il giorno 14 gennaio 1941,
Vito fu ricoverato d'urgenza in una clinica privata, dove spirò a soli 21 anni durante l'intervento chirurgico. Seguirono anni difficili, di immenso dolore per le famiglie Pallante, Verderosa, Fuschetto. Non esiste un amore più grande come quello di una madre per il proprio figlio. Tutto si supera, la guerra, la fame, la miseria, ma un cuore distrutto lo è per sempre. Vito, uno dei tanti giovani morti per difendere la patria, e tante famiglie in quel periodo, accomunate dalla stessa identica tragedia. A tutti questi giovani che hanno scritto la storia, caduti e dispersi di tutte le guerre, va il nostro perenne ricordo.